La mostra collettiva indaga, attraverso il dialogo tra opere di artisti diversi, il tema dei legami, dei limiti, delle imposizioni che la società prescrive all'uomo ed in particolare al suo corpo, alla sua fisicità. I corpi nelle opere presentate dall'eterogeneo gruppo di giovani artisti sono sempre rinchiusi, limitati, legati, impediti nei movimenti e nelle azioni da qualcosa che paradossalmente potrebbe o dovrebbe proteggerli, ma al contempo finisce per disegnare uno spazio costrittivo, per limitarne le possibilità. Si è il filo spinato contro cui sembra lanciare un muto urlo di ribellione il prigioniero di Alex Antonini. Siano le ossessive strisce verticali del letto o quella che sembra essere una tenda ed in realtà è la veste di Alessandra Giotto. Siano i fili che sembrano legare alla tela in un gioco tra dipinto e realtà le donne di Anasor Se Ed Serum. Sia infine il vetro da cui cercano di fuggire i corpi intrappolati di Viola e Attila, che finiscono per deformarsi nel contatto con la superficie che li limita. È in ogni caso una pulsione verso la libertà, quella che muove i corpi di questa collettiva microroom. In tutti i casi non ci è dato sapere se il filo spinato, il vetro, la veste rappresentino una minaccia o una forma di difesa. Ciò che è certo è che l'effetto complessivo che si ottiene dalle opere che animano questa collettiva virtuale sia segnato dalle barriere che l'uomo frappone sempre più spesso tra il nostro essere e la realtà che ci circonda e che finiscono però per mortificare i nostri corpi che si ribellano e chiedono, senza voce, di essere lasciati andare.